Bentornati a tutti amici del Team HCS. Quest'oggi vi mostro installazione, anzi sostituzione di questo, quindi car tablet su Toyota Auris Hybrid. Eccoci qua amici, accensione, perfetto. Appena accendiamo vedete subito che il monitor è assolutamente integrato con il sistema digitale del veicolo, quindi se noi andiamo subito a modificare quelle che sono le varie impostazioni del climatizzatore, spegniamo apertura sportelli, quindi ci viene indicato l'accensione delle luci come vedete nell'immagine, e comandi al volante. Quindi SIC, avanti, indietro, volumi, tasto sorgente, non si perde nessuna funzionalità del veicolo. Ovviamente oltre a non perdere le funzionalità native del veicolo, le andiamo ad aggiungere. Quindi andiamo subito a farvi vedere che abbiamo il CarPlay wireless. Cosa altro posso andare a fare senza sfruttare il CarPlay o allo stesso modo l'Android Auto? La gestione dei file tramite USB, quindi musica o video. Vado a premere musica, ho subito le mie playlist che posso caricare in un pendrive, quindi tutti i file MP3 piuttosto che tutti i file MP4, quindi che vado a vedere tramite la sezione dedicata ai video. C'ho il picture in picture, quindi posso andarmi a trasportare con uno split view la navigazione e vedere il video in sovrimpressione. Posso davvero fare praticamente di tutto, dato che è un sistema aperto con i servizi di Google. Con il wifi posso andare tramite Play Store a scaricare applicazioni aggiuntive, oltre YouTube che è preinstallato, Google Maps che è preinstallato, tutto quello che mi può servire alla guida e per la multimedialità. Quello che voglio farvi vedere è inoltre una cosa che ci tengo, perché tantissimi mi chiedono sempre: io ho di serie, oltre che i comandi al volante, i sensori di parcheggio, io ho la telecamera, io ho tutte queste cose già native, ma li perdo? Assolutamente no. Io adesso vado a andare indietro col veicolo, ho recuperato la telecamera che già preesisteva nella macchina. Allo stesso modo riesco, andando avanti in questo caso, a recuperare quelli che sono i sensori di parcheggio nativi, quindi ogni funzione che il veicolo ha, inclusa l'autonomia, quindi le impostazioni comunque della range delle batterie ibride, non perdo nulla. L'ultima cosa che vi faccio vedere è che ovviamente il navigatore non è necessario sfruttare per forza quello, quindi tramite telefono o Android Auto o CarPlay, ma abbiamo il navigatore con le mappe 27 paesi, quindi tutta Europa, precaricate offline. Esplorare nel browser piuttosto che su YouTube qualsiasi pacchetto multimediale, adesso che sia, vi ricordo di iscrivervi comunque al nostro canale YouTube per tutti gli aggiornamenti sui nuovi video, quindi quello che sia un indirizzo Mediaset, Rai, cioè andare a godere di quelle che sono le TV quando siamo fermi con il veicolo. Ecco per esempio quello che vi dicevo.